Ma siamo qui con Enzo Bellazzi, coach del Movie Planet Vigevano, una partita che sembrava al terzo quarto ormai indirizzata in una direzione, invece poi si è dovuti arrivare all'ultimo secondo per portarla a casa. Sì, d'altronde è così, si cerca sempre di coinvolgere tutta la squadra e quando mai magari non sono certe risposte si va in difficoltà. Comunque, ci stiamo migliorando, secondo me abbiamo fatto un ottimo secondo, un ottimo ultimo quarto e sicuramente se manteniamo questo gruppo si riuscirà a giocare e a coinvolgere tutta la squadra, non sempre fare giocare i 6 o 7 che sono sempre più forti così d'accordo, però bisogna coinvolgerli tutti perché sennò non si diventerà mai una squadra. Ok, grazie. Siamo qui con Max Tolpi del Movie Planet Vigevano, ottima prestazione personale, una partita che sembrava incanalata verso la vittoria tranquilla, invece è stato poi un patema fino all'ultimo secondo. Sì, è stata una partita dura, tosta fisicamente, lo sapevamo, loro sono una buonissima squadra, poi 2-3 la maggior parte della partita erano tosti sotto, poi Bussella ha fatto, per fortuna, ha fatto 5 falli, chiaramente grossa da marcare. Siamo andati via in contropiede, abbiamo fatto dei buoni canestri. Personalmente finalmente ho dato qualcosa in più alla squadra, sono contento, ma se ho dato qualcosa in più alla squadra è proprio grazie a loro, perché sono riuscito a dare sono riuscito a prendere i miei tiri, ma soprattutto grazie a loro passaggi. Una buonissima partita di tutta la squadra. Vittoria col cuore, sofferta, però col cuore. Grazie. Uno dei miei maestri, nonché mentori nei periodi di punta della mia carriera, quando ero giovane, Luca De Paoli. Un onore averti allenato. Grande condottiero. Ciao. Siamo qui con Cristiano Rettani, giocatore di Movie Planet Vigevano, infortunato purtroppo durante la scorsa partita. Infortunato e fuori per parecchio tempo. Niente, partita equilibrata, tirata, sembrava avessimo preso un buon margine per scappare via, invece i ragazzi di Tromello molto bravi hanno macinato punto più su punto e sono riusciti a ricucire lo strappo. Fortunatamente nel finale non abbiamo mollato e i ragazzi e i miei compagni sono riusciti a portare a casa i 2 punti con un finale un po' thrilling, con qualche fischio concitato così. Però i 2 punti li abbiamo portati a casa, ci serviva per cominciare bene il girone di ritorno e non posso che fare i complimenti ai miei compagni. Bene, in bocca al lupo per il rientro veloce. Speriamo di rientrare il prima possibile. Posso salutare la mia fidanzata, un bacio ad Elisa, ciao, che stasera non è potuta essere qui con me in curva a cantare. Un bacio a tutti, un saluto.